Buongiorno a tutti. Intanto vi vorrei rassicurare, Evelyn sarà una collaboratrice del gruppo regionale Toscana nella prossima commissione TAM, molto probabilmente, quindi diciamo, cerchiamo di sfruttare, diciamo, per il bene del club alpino il suo entusiasmo e la sua freschezza. Su questo discorso dei giovani, piccolo intervento, perché il motivo della mia richiesta riguarda in realtà le Alpi Acquatiche. Io penso che potrebbe essere una strada da tentare. Io non ho certezze, però l'idea di costituire dei gruppi, non nella fascia d'età fino a 18 anni, ma fra 18 e 25, 28, senza porre dei paletti, potrebbe essere una sperimentazione interessante da avviare a livello sezionale. Aspettando un attimo a fare il regolamento, dire come si deve fare, magari vedendo se ci sono delle realtà che crescono, e poi magari fra qualche anno si potrà capire se può essere una strada valida o no. Però la mia idea è proviamo. Vengo ora al punto del mio intervento. Io vorrei ringraziare il presidente di Casale Bruschi per la nomination, diciamo, che è stata fatta per Alberto Grossi come ambientalista dell'anno e per aver riportato, diciamo, anche se fuori tema, la problematica delle acquane all'interno di questo congresso. Io vorrei dare soltanto alcune cifre. Il Parco regionale delle Alpi Acquane è stato istituito nel 1985, sono passati 30 anni, non è stato approvato un piano di parco, sempre bloccato dalle amministrazioni locali. Non è stato fatto un piano delle attività estrattive che continuano sostanzialmente a richieste dei concessionari. All'interno del parco ci sono una serie, diciamo così, di enclavi che sono chiamate aree contigue di cava, sono una settantina suddivise in 20 bacini, 21 bacini estrattivi, dove continua l'attività estrattiva in grande stile, al di sopra dei 1200 metri, e quindi sappiamo che ci sono leggi, diciamo, che vieterebbero questo tipo di attività, e spesso queste attività sono anche fatte senza rispetto delle normative per la gestione dei rifiuti e così via. L'impatto ambientale che ne consegue è gravissimo, le falde acquifere, diciamo, di tutta la zona Apuana sono fra le più inquinate d'Italia, e sicuramente io credo che valga la pena, diciamo, di adottare queste montagne. Ora, nei prossimi giorni manderò a tutti i miei colleghi presidenti regionali anche un messaggio che potranno girare alle sezioni dei soci per sostenere la candidatura di Alberto Grossi. Grazie. Grazie Lorenzo. Filippo Di Donato a seguire.